Lecce. Buonasera e benvenuti all'Una Tantum Show, uno spettacolo nuovo che vi farà trascorrere un'ora in assoluta spensieratezza. Ma bando alle chiacchiere, passiamo subito alla prima canzone che ha per titolo... Scusate, c'è permesso! Avanti, chi è lei, scusi? Non mi riconoscete più, professore, sono Sua Eccellenza Micu Pulici! Ah, Micu Pulici, l'hanno fatto eccellenza adesso! Porca miseria, quasi quasi non la riconosco più! Dall'ultima volta che l'ho vista è cambiato, in meglio si intende, eh? È ringiovanito e poi veste all'ultima moda. Ma guarda che maglietta sgargiante! E poi porta jeans e calza zoccoli modernissimi. Dove le ha comprate, scusi? I zoccoli, professore! Certamente gli zoccoli! I Catanzaro zoccolare gioia! Io ho girato tutta la Calabria e un paio di zoccoli così non li ho potuti trovare, sa? Come, professore, con tutti i zoccolari che ci sono in giro non trovaste uno pari zoccoli? Eppure è così. Senta, signor Pulici, come mai si trova da queste parti? Veramente sono venuto a Gioia Tauro per presentare la domanda d'impiego per mio nipote per lavorare al quinto centro siderurgico. Ah, il famoso quinto centro siderurgico. E questo suo nipote è il figlio di sua sorella, immagino. Ma quale figlio di mia sorella? Il figlio di mio figlio! Io non sapevo che lei fosse sposato e avesse già un figlio sposato con un figlio. Infatti io non sono sposato, ma siccome questi carnuti del governo quando devono fare una cosa per la Calabria fanno passare 70-80 anni, io mi metto al sicuro. Gli presento la domanda a mio nipote, così a sua volta quando mi sposo e ho un figlio, il figlio di mio figlio, essendo giovane, è bello sistemato della domanda che ho presentato. Sentite, professore, ma voi che di politica vi intendete, che cosa ne pensate? Vuole che glielo dica a parole o cantando? Meglio cantando, perché quando cantate voi anche i gallini di mia moglie fanno l'ova. Questo mi fa piacere. Va bene, prego, maestro. Finalmente finisce la storia triste e lemeganti, ognuno suo paese può tornare, sicuramente trova lavorare. Un centro siderurgico quando fanno a Gioia Tauro scopriare un luogo, ma tante calabrese non lo sanno, quando vigliono per fissa poco a poco. Ora che a Gioia Tauro fanno sto fabbricato, di tutta la Calabria non c'è un disoccupato. Questa bella notizia, amici miei esultati, se vuole Dio fra un secolo siamo tutti impiegati. Durisse l'onorevole Mangiafranco, che è un deputato onesto e assai stamato, o Parlamento dice miliardi, e solo Dio sa quanto ha rubato. A tutti ci promette mare e monti, alle migranti invita a ritornare, ci dice finalmente in da Calabria, ognuno di cui si può stesse mari. Vi conto zacchi imbrogli, famori ritornati, picchiati nei paroli, restati a un mesiti, in qualche modo all'estero o picco assai mangiati, ma se tornati in Calabria a fama van barrati. C'è gente in ta provincia che è convinta che veramente fanno st'officina, povere fissa non sanno chi manisce, che miliardi vuole una centina. Già saggio la storia come va a finire, cercano tempo ma fanno passare, con un bello giorno rinno finire i soldi, perciò sto centro non si può fare. Calabrise dei migranti, te lo dico a tutti quanti, in Calabria non c'è pane, pur per quattro ciarlatani. Quando è tempo le elezioni, ne promettono sti laci, dopo vinceramo voto, se ne fottono i nuaci.
Ecco, signor Pulici, come la penso io sul quinto centro siderurgico. Oh, benedizione, ma vite, professore, ma se bene qualcuno cerco voto stanno un culo! Vi saluto, professore, non ti venivo fra 100 anni! Arrivederci, signor Pulici!